Ben ritrovati in Svizzera, siamo qui nel Bernese, siamo stati fino a ieri nella zona del Vallese e là abbiamo visto terme, acqua, questi scenari splendidi e indimenticabili che troverete in altri articoli. E quindi da Leukerbad siamo passati noi attraverso una strada moderna, ma adesso la nostra Frau Agnese ci spiegherà che strada è questa che abbiamo alle nostre spalle per arrivare a Cannerstag. Allora, signora Agnese, una strada spettacolare, sin dai tempi dei Romani. Ci racconti di questa strada per arrivare all'epoca soltanto per necessità da quel paese a questo, oggi soltanto per fare una bella passeggiata. Sì, dunque al tempo dei Romani, poi più tardi si trasportavano merce della Fiandra a Milano, in Italia, e più tardi ancora era una strada per il sale, l'oro bianco e anche per le persone dal 700. Quindi diventa anche un transito per passeggeri. Sì, c'era un carro che si chiama Gemmiwegeli, che era specialmente costruito per questa strada. Sì, perché camminare la gente che voleva andare a farsi curare a Leukerbad non poteva fare questo. Quindi questo collegamento tra queste due destinazioni, oggi belle destinazioni turistiche, ma già all'epoca erano destinazioni di salute, chiamiamoli sì, così. Sì. Questi sentierini che noi vediamo anche nelle foto sono veramente strettissimi, però tanti personaggi di gran fama si sono fatti questa strada proprio per il bello, questa meraviglia di fare la strada come gli antichi romani. Sì. Chi è passato da qui? Dunque, dicono che era Goethe, Thomas Mann, Guy de Maupassant, Lenin e anche Sherlock Holmes. Caspita, quindi tutta una serie di personaggi che da una parte arrivano all'altra, ma noi adesso ci tuffiamo in questo paesaggio, in questa cittadina molto piccola ma molto graziosa. Qui le scenografie, i panorami e gli scenari sono decisamente incantevoli, come vedrete dalle immagini, e quindi continuiamo a scoprire questo pezzo di natura incontaminata della Svizzera. Dalle montagne siamo arrivati in questa bellissima terrazza, siamo all'hotel Doldenhorn, che prende il nome dalla montagna appunto qua dietro, in compagnia del signor Jost e del signor Michele. Il signor Jost è il direttore di questo bellissimo albergo che vi fa un saluto, ma solo quello in italiano. Ci saluta? Ciao a tutti! Ciao a tutti, benissimo! Permettete questa incursione dalla spa del Doldenhorn, è uno dei fiori all'occhiello insieme alla gastronomia sicuramente di questa bellissima struttura, in una camera particolare perché proprio direttamente sulla sorgente dell'acqua della loro montagna, che è proprio a ridosso dell'albergo, acqua oleo minerale che utilizzano per tutto, dalla cucina al bere ai trattamenti. Ho appena fatto un peeling molto diverso, chiamiamolo così, perché è fatto con cristalli di rocca, è fatto con zucchero di canna e una particolare erba esotica. Si crea una poltiglia e poi si viene fatto questo peeling e sotto si vede proprio l'acqua che sgorga, è veramente una sensazione bella. Vi dicevo di questa spa, realizzata con prodotti naturali e utilizza, oltre le mani di buoni terapeuti, quello che possono essere anche erbe, cristalli di rocca, tutto ciò che trovano da queste parti della natura. L'altro fiore all'occhiello di questo albergo è la gastronomia, quindi hanno due ristoranti pluripremiati, uno qui nella casa madre del Doldenhorn, e quindi è un ristorante, è uno tra i terzi in Svizzera, quindi una gastronomia di altissimo livello, grande ricercatezza e alimenti molto particolari, e l'altro invece è nella struttura di fronte, che è sempre della stessa proprietà, e questa è una casa storica, infatti fa parte dell'associazione degli alberghi storici della Svizzera, una particolare casa, un vecchio valzer riutilizzato, ma solo realizzato con prodotti naturali, quindi i mobili sono tradizionali svizzeri, la cucina è tradizionale svizzera, non entra niente che non sia assolutamente tipico e la gastronomia è di tutto rispetto. Quindi una particolarità nella particolarità, questo è doppio albergo, uno bello di design, arredato molto particolare con la Belle Époque, mobili della Belle Époque, e l'altro
l'altro invece tipicamente svizzero. E poi passiamo a quello che può essere la stanza del sale, 8000 mattoncini di sale per realizzare questa particolarità, la stanza del sale per respirare l'aria salina qualche ora della stanza del sale come se era stati al mare. Festival della Belle Époque, di cui abbiamo parlato prima, sì. Che è al mese di gennaio, l'ultima settimana di gennaio. Cosa succede qui? Allora, si va in montagna con i sci vecchi di una volta di legno, sì. Slittino di legno, si vesta come 100 anni fa, donne, uomo. Tutti? Tutti, tutto il paese vive come 100 anni fa. Quindi anche il postino sarà vestito come un postino di 100 anni fa. Esatto. Sì. Quindi se si vuole partecipare a questo evento, secondo me è molto bello e molto particolare, quindi un tuffo nella Belle Époque, l'ultima settimana di gennaio di tutti gli anni, tutto il paese si trasforma in questa rievocazione e quindi c'è la possibilità di vivere questa atmosfera. Mr. Joost, what do you say to the Italian people? Why must come here? Because it's one of the most beautiful place in Switzerland or around the world. Come to see the mountain, come to see what you don't have in Italy like this. Oh, bellissimo. Allora, dobbiamo venire qui perché è il posto che è un non plus ultra, e ha ragione, perché c'è questa magnifica natura, c'è la possibilità di fare tantissimo sport. Proprio a poche centinaia di metri da questo albergo c'è una palestra con un campo sospeso aperto tutto l'anno. D'estate è molto bello, diciamo, è più facile. D'inverno c'è addirittura una ferrata per fare sport con il ghiaccio. E allora, da questa parte dell'albergo noi vi salutiamo, una gastronomia particolare, una palestra a cielo aperto, una bella esperienza per questo pezzo di Svizzera. Siamo nell'Oberland bernese, quindi a pochi passi da Interlaken, a pochi chilometri da Berna. Io vi aspetto invece su viaggivacanze.info per un articolo dedicato, e da Rosanna Fudoli è tutto dalla Svizzera. Ciao e alla prossima!